Quanto è importante la concimazione per una buona crescita di cereali, quelli che abbiamo visto e che stiamo vedendo? La domanda è molto azzeccata. Il fertilizzante è fondamentale per una buona riuscita del grano, della cerealicoltura in generale. Fare una concimazione di fondo con un NP e una concimazione di copertura con un azotato è importantissimo perché aumenta la produttività e quindi aumenta il reddito per l'agricoltore. Il concime organominerale ha una caratteristica in più: riesce a mettere insieme una frazione organica e una frazione minerale, dove la frazione organica serve a proteggere la frazione minerale. La frazione organica è ricca di acidi umici. Gli acidi umici sono fondamentali perché complessano i sali, complessano l'azoto, il fosforo, il potassio e quindi impediscono una perdita ambientale e quindi aumentano l'efficienza del fertilizzante stesso. L'azoto serve ovviamente per accompagnare la coltura a una buona produzione. C'è un qualcosa in più che fa il concime organominerale. Il concime organominerale in più riesce a dare vita al terreno dove sta la coltura, dove persiste la coltura, perché l'acido umico riesce a nutrire la popolazione microbica del terreno, che è quella che poi porta la nutrizione alla pianta. Un fertilizzante antico, ma che in realtà diventa modernissimo con i cambiamenti climatici che stiamo attraversando. Sempre attuale. Sempre attuale. Quando si parla di nutrizione delle piante si entra in un campo molto vasto, quindi si entra nella concimazione ma anche nei biostimolanti. Voi di che cosa vi occupate in particolare? Sì, Fomit è un'azienda storica, è nata nel 1973. Fomit si occupa appunto di organici e organominerali, dove la sostanza organica alla base dei prodotti è una sostanza organica che viene umificata, quindi noi facciamo una raccolta di letami che vengono stoccati per 8-9 mesi, viene monitorato tutto il processo di fermentazione e di maturazione, stabilizzazione e umificazione della sostanza organica, proprio per avere una sostanza organica quasi completamente umificata e che abbia all'interno una flora microbica di un livello tale che poi sul terreno comunque contribuisca a riattivare quella che è il potenziale del terreno, che magari negli anni, a causa dell'utilizzo indiscriminato di prodotti di origine prettamente minerale, magari può avere destrutturato appunto il terreno. E per questo diciamo siamo molto conosciuti, e i risultati insomma si vedono sia dalle colture orticole alle colture arboree, e stiamo negli ultimi anni anche approcciando il mercato della cerealicoltura soprattutto per quanto riguarda i prodotti, le colture biologiche. Cambiamenti climatici, insomma, il mondo sta cambiando, impone anche la ricerca di varietà più resistenti, in questo caso anche nel caso dei cereali, resistenti alle malattie più diffuse? Sì, allora io lavoro appunto come Massiz, siamo partner tecnici e commerciali di una ditta Elisea Agroservice, che è l'unica che in questo momento ha una varietà di cereali di frumento resistente geneticamente alla fusariosi della spiga. Fusariosi della spiga che, oltre appunto a creare dei problemi dal punto di vista produttivo, è produttore anche di una micotossina, la vomitossina, che crea tutta una serie di problematiche ovviamente a livello nutrizionale, parlando di grano, quindi alimentazione umana, è importante questo aspetto. E lì è stata inserita appunto questa resistenza, questa prima varietà che si chiama Ilaria, e adesso, visto che appunto si è capito qual è il QTL, cioè il pezzo di gene che codifica questa resistenza, lo stiamo introducendo nelle varietà già registrate e soprattutto nelle varietà che verranno fuori nei prossimi anni. Un processo che si è avviato, che è piuttosto interessante, che si riusciamo anche a velocizzare proprio in virtù degli investimenti che sono stati fatti dalla nostra ditta, appunto da Agroservice Isea, che hanno creato anche dei fitotroni, che sono praticamente delle serre in cui tu hai la possibilità di regolare temperatura e condizioni di luminosità in modo da accelerare il numero dei cicli per anno. Riesci a fare fino a 4-5 cicli colturali all'anno, e quindi quello che era un processo, per esempio, per creare una varietà che durava 12 anni, adesso lo fai 3-4 anni, quindi velocizzi moltissimo questo aspetto e inserisci appunto queste caratteristiche desiderate nelle varietà nuove. Oltretutto queste caratteristiche desiderate le inserisci con l'ausilio anche di marcatori molecolari, perché si sa qual è il QTL che identifica questa resistenza. Quindi è un'applicazione, diciamo così, delle biotecnologie
applicate praticamente al servizio del miglioramento. Non si parla in questo caso qua di OGM, ma semplicemente di biotecnologie che servono a velocizzare ed essere più precisi nei processi di miglioramento genetico. Dove si concentra l'interesse degli agricoltori, degli imprenditori agricoli che comunque vengono a vedere, insomma, come rispondono le varietà che sono state messe di mora in questi campi vetrina? Ma sicuramente la cosa che è importante di questi campi vetrina, che a noi interessano sempre tantissimo, è appunto il confronto tra di loro, tra le diverse varietà, perché spesso e volentieri anche la ricerca e sperimentazione pubblica, come è normale, magari fa più campi parcellari, che sono sicuramente molto interessanti per avere un colpo d'occhio, ma per un agricoltore è più importante forse nella fase di passaggio tra la ricerca e la realtà delle nostre attività avere degli appezzamenti di questa dimensione che sono molto molto importanti, e poi vedere quelli che sono i risultati dell'applicazione delle diverse tecniche che vengono promosse durante l'anno. Magari si fa un po' di scuola durante l'inverno, ci si trova e si spiegano quali sono le tecniche migliori di coltivazione, le tecniche migliori agronomiche e via di seguito. Qua si iniziano a vedere i risultati, si iniziano a toccare con mano e si vede anche in base alla stagione che c'è stata, che come sapete benissimo ogni anno la stagione è diversa, per cui non sempre confrontabile, però a seconda delle condizioni meteorologiche e della campagna in corso poter vedere quelli che sono i risultati dell'applicazione delle diverse tecniche. Riguardi invece le caratteristiche del prodotto, cioè la rusticità, adesso quella che si cerca, o anche varietà che col cambiamento climatico reagiscono in modo diverso, rispondono in modo diverso a quelli che sono questi mutamenti appunto del clima. È un altro elemento? Sicuramente, perché noi negli ultimi anni, è inutile che stiamo a ripeterlo, siamo di fronte a delle stagionalità abbastanza diverse rispetto a prima e che pongono in forte stress le colture tradizionali e non solo quelle. Quindi andare a vedere quelle che sono le varietà che in base al loro grado di rusticità o di innovazione rispetto a determinate caratteristiche, come reagiscono di fronte a questi cambiamenti, per noi è fondamentale, dobbiamo toccare con mano, cioè noi non abbiamo altra strada che vederlo nella situazione reale, nell'ambiente reale, per cui questo tipo di situazioni, questi campi vetrina per noi sono particolarmente interessanti. Il clima cambia, le condizioni meteo sono sempre diverse da un anno all'altro e comunque anche il grano ha le sue difficoltà, le sue caratteristiche, le sue patologie che si evidenziano tutti gli anni. Ne parliamo con un agronomo, io in questo momento ho delle spighe, appunto cosa è successo quest'anno e quali sono le patologie che sono emerse in questa fase appunto di accrescimento del grano. Sono diversi anni che si manifestano questo tipo di patologie. Diciamo che questo è il secondo anno consecutivo che, a causa un po' del clima che è visibilmente cambiato, ha dato e dà origine a questo tipo di problematiche che attaccano la pianta, la giovane plantula del grano in autunno, creando problematiche che poi le vediamo strada facendo con il crescere del grano e vanno sempre a inficiare poi la produzione finale. Questo dove lo abbiamo visto? Lo abbiamo visto su il grano che non ha ricevuto nessun trattamento fungicida in concia. Sappiamo che cos'è la concia, sono fungicidi particolari che vengono utilizzati sul seme. A lato della semina. Ecco, questo grano che ho in mano, che è stato prelevato casualmente da questo campo che abbiamo dietro, che visibilmente può sembrare un campo veramente valido, al suo interno e alla base del culmo di queste piante ci sono delle evidenti zone nerastre che colpiscono il culmo ma anche il nodo, soprattutto il primo nodo, e mano a mano che evolve la stagione strozzano il nodo, riducono la quantità di linfa dalla radice alla spiga. La spiga e la foglia, che sembrano apparentemente belle, andando in maturazione sicuramente o sbiancano, o se non sbiancano producono meno e producono semi più sterminziti. Quindi perdita di produttività. Perdita di produttività che talvolta arriva anche al 50-60% in determinate situazioni particolari. Ecco che allora una giusta concia al momento giusto, cioè il momento giusto, la giusta concia nel momento giusto per determinate patologie legate al mal del piede, evidenzia che
e metto giù, vedo questo, evidenzia che il culmo e la pianta fin dall'inizio rimane sana, bella, verde, con i nodi non anneriti, non viene strozzato il nodo, rimane bella, la spiga si riempirà, produrrà un seme pesante, un seme con un peso specifico alto, un seme sano. Condizioni ottimali quindi? Condizioni ottimali. In questo caso la concia utilizzata è una specialità di Bayer, che è un leader di mercato anche in Nord Europa, dove questi problemi sono ben più ampi e ben più grandi dei nostri, perché piove di più ed è più freddo. Un nuovo principio attivo? È un nuovo formulato, si chiama Bariton Super, ed è un conciante che ha efficacia su questo tipo di patologie del piede.